Tani, sono anch'io una collega di Alberto Sola, lavoro al coordinamento della polizia locale, era polizia locale del gabinetto del presidente. Scusate, poca voce. Vi racconterò in breve in cosa consiste la procedura, quindi le fasi del percorso concorsuale. E queste slide verranno pubblicate nei prossimi giorni anche sulla pagina ufficiale da cui è possibile scaricare il bando. Quindi, scusate. Quindi potrete trovare tutto anche nei prossimi giorni, tutto scadenzato. Dicevamo, la procedura, come diceva prima Alberto, è più complessa rispetto a quello che di solito si vede nei dei concorsi pubblici, perché si tratta di un corso concorso innanzitutto e ha alcune fasi di selezione che avete già visto nel bando e qui stiamo un po' a rappresentarvele. Prima prova è la prova preselettiva di cultura generale e abbiamo inserito sempre anche i riferimenti all'articolo del bando, quindi se avete bisogno di approfondire avete già il riferimento specifico lì per andarvi a leggere il passo relativo all'interno del bando. Abbiamo previsto 3 giornate di disponibilità perché esattamente come dire, cadenza, quindi esattamente il giorno e l'ora in cui ogni candidato sarà tenuto a presentarsi per sostenere la prova verrà determinato dal numero di domande arrivate. Quindi le date disponibili sono 4, 5, 6 febbraio. Si svolgerà a Reggio Emilia presso il Palasport, poi ci trovate tutti i dettagli. E la data verrà comunicata quando appunto avremo chiuso le procedure di domanda. E verrà fatta l'estrazione, nel caso sia necessario, della lettera, sulla base della quale organizzare le giornate e verranno pubblicate anche queste sempre sulla piattaforma. Di che cosa si tratta? Si tratta appunto di una prova di preselezione di cultura generale, che riguarda, cioè. Che sarà composta da 30 quesiti, massimo 30 quesiti a risposta multipla, per una durata in termini di tempo massima di 30 minuti e si tratta appunto di sia cultura generale sia prove di logica. Possono essere saranno presenti entrambe le tipologie di prova. Non sarà possibile consultare manoscritti, appunti, volumi, né usare strumenti tecnologici. Ogni informazione vi verrà comunque data il giorno stesso della prova, al momento della presentazione al Palasport. Chi passa questa preselezione avrà accesso alla seconda fase di preselezione, e cioè passeranno tutti i candidati che risulteranno nelle prime 414 posizioni, quindi anche i pari merito alla 414esima. Chi passa questa preselezione accederà alla seconda prova, che è la prova di preselezione di tipo fisico, in riferimento all'articolo 13 del bando. Si svolgerà a Modena e si tratta sostanzialmente di un percorso a piedi di 1000 metri piani, con un tempo massimo di percorrenza di 5 minuti e 30 secondi per gli uomini, di 6 minuti per le donne. La rilevazione verrà fatta da cronometristi ufficiali della federazione. È importante portare in questa occasione un abbigliamento idoneo, perché non verrà fornito nessun materiale, e un certificato di idoneità sportiva non agonistica, per intenderci quello che vi rilascia il medico di base. Ovviamente qualunque altro certificato di idoneità sportiva di tipo superiore è ammesso. Il superamento di questa prova fisica viene notificato immediatamente dai cronometristi, insomma direttamente in sede. Chi supera questa preselezione passa alla terza fase. La terza fase è la prova preselettiva a contenuti professionali, quindi la possiamo chiamare una prova di tipo tecnico, prova di materia. Il riferimento è l'articolo 14 del bando. Si svolgerà di nuovo al Palasport di Reggio Emilia e sarà composta da 30 quesiti risposta, massimo 30 quesiti risposta multipla, massimo 30 minuti il tempo di compilazione. Anche in questo caso valgono le stesse regole che abbiamo visto prima, ma anche in questo caso ogni modalità specifica verrà fornita il giorno stesso. Nell'articolo 14 del bando, adesso io l'ho riportato qui, non si legge forse benissimo perché è abbastanza stretto, ma lo andate a rivedere tranquillamente perché è lo stesso testo del bando, sono elencate le materie su cui può vertere la prova. In questa occasione sarà richiesto ai candidati di presentarsi con la patente A2, che è uno dei requisiti del percorso concorsuale. La patente A2 non è necessaria,
necessario possederla al momento di presentazione della domanda, ma sarà indispensabile presentarla in questa giornata, nella giornata di preselezione tecnica, di preselezione contenuti professionali. È un requisito di ammissione, quindi se non la portate quel giorno lì sarete esclusi dalla procedura. Passano alla prova successiva i primi 152 candidati. Il bando definisce anche delle norme in caso di pari merito, comunque la regola è quello della minore età in caso di pari merito. Dopodiché si passa alla prova di idoneità psicoattitudinale, che è definita dall'articolo 6 e dall'articolo 15 del bando. Dall'articolo 6 perché l'articolo 6 definisce quali sono i requisiti, l'articolo 15 perché definisce la prova. Si terrà a inizio marzo a Modena e la finalità è quella di verificare se siete idonei dal punto di vista psicoattitudinale secondo le caratteristiche definite dalla direttiva regionale 278 del 2005, anche quella è richiamata dal bando ed è possibile consultarla per andare a leggere nel dettaglio. Si tratterà di prove individuali e o prove di gruppo, prove che possono essere sia scritte che orali e verranno svolte da psicologi esperti in psicologia del lavoro. Anche in questo caso le modalità di dettaglio vi verranno fornite il giorno stesso. Chi viene ritenuto idoneo riceverà una comunicazione, in realtà una comunicazione verrà data tutta a idonei o non idonei personalmente successivamente alla prova e passeranno i primi 152, cioè in realtà verrà fatta la valutazione sui 152 che saranno poi ammessi alla formazione, perché la formazione ha un limite massimo di 152 persone, quindi potranno entrare alla formazione, alla parte della parte formativa in 152. Qualora qualcuno non venisse ritenuto idoneo, ci sarà un recupero in questo caso dalle prove preselettive prima, quindi la graduatoria uscita dalla prova preselettiva precedente verrà ripercorsa e verranno chiamate le persone a coprire i posti mancanti per arrivare a 152 che dovranno essere sottoposti poi a loro volta a prova di idoneità psicoattitudinale. Visita medica definita dall'articolo 5 e 16 del bando, anche in questo caso l'articolo 5 definisce quali sono le caratteristiche, i requisiti, l'articolo 16 le modalità e è finalizzata all'accertamento dei requisiti fisico-funzionali richiesti dalla direttiva regionale 278 del 2005. Anche lì potete andare a vedere esattamente di che cosa si tratta. Qualunque dubbio di carattere medico-sanitario dovete fare riferimento ai requisiti indicati dalla delibera regionale e siccome è una valutazione di carattere medico-sanitario, nel caso di dubbio la cosa migliore è parlare col vostro medico di riferimento per capire la corrispondenza di un'eventuale vostra patologia rispetto ai requisiti richiesti. La valutazione di idoneità permette il passaggio alla fase successiva, che è la formazione residenziale, definita dall'articolo 17 del bando, che si terrà fondamentalmente nel mese di giugno. Si terrà presso l'Accademia Militare di Modena. È una formazione di 180 ore con un obbligo sia di frequenza minima sia di permanenza obbligatoria. Si tratta di una formazione residenziale. E quindi bisogna avere frequentato per essere ammessi alla prova finale almeno l'85% delle lezioni e essere rimasti per almeno l'85% dei pernottamenti. Vitto e alloggio sono senza oneri a carico dei candidati e ci saranno delle regole di comportamento e di convivenza che saranno comunicate al momento dell'avvio della formazione. Anche in questo caso il bando indica le materie che saranno oggetto della formazione e che sono poi le stesse materie che saranno oggetto dell'esame finale. L'esame finale, articolo 18 del bando, si terrà a luglio e consisterà in una prova orale il cui oggetto è la risoluzione fondamentalmente di casi pratici che hanno riferimento alle materie trattate durante la formazione residenziale. La valutazione verrà fatta dalla commissione, ogni commissione avrà la possibilità di dare una valutazione in centesimi, sarà ritenuto idoneo e supererà quindi la prova chi avrà ottenuto almeno 180 punti su 300. A quel punto chi avrà superato tutte le fasi, frequentato nei minimi richiesti e superata la prova finale, verrà inserito in una graduatoria. L'esame finale determina la graduatoria degli idonei. In caso di
ci sono le riserve, vabbè, intanto dico questo. In caso di pari merito ci sono dei titoli di preferenza che vengono comunque indicati nel bando e che sono sostanzialmente chi ha avuto esperienza come lavoratore socialmente utile e l'età anagrafica, la minore età anagrafica. Esiste una riserva per militari, 27 posti, è indicato nel bando, che vale in questo momento, cioè chi ha rientra in quelle categorie e ha superato tutte le prove scalerà i posti in graduatoria. La graduatoria serve fondamentalmente, principalmente per la scelta dei posti messi a bando. Voi avete visto nel bando e sono riportati anche qua schematicamente, non si legge sicuramente nel dettaglio la tabella, ma la vedete chiaramente nel bando. I posti messi a bando sono degli enti locali, sono indicati. I candidati in ordine di graduatoria avranno la possibilità di scegliere il posto. Chi rinuncia alla scelta o chi non sottoscrive il contratto viene considerato rinunciatario, è escluso dalla graduatoria. Chi è idoneo ma per una qualche ragione non viene assunto, andremo a formare 152 persone, i posti a bando sono 138, quindi ci saranno un numero di persone che potrebbe non essere assunto, può essere o ripescato nel caso di rinuncia da parte di altri o nel caso di estensione delle disponibilità, delle richieste dei fabbisogni degli enti convenzionati. Chi non riuscirà a essere assunto con nessuna di queste modalità avrà la possibilità di partecipare alla successiva procedura concorsuale emanata sempre dalla regione successivamente, partecipando direttamente alla prova finale, quindi saltando tutte le fasi precedenti. Cioè, io non sono riuscito ad essere assunto in questa procedura, ho la possibilità di partecipare alla prossima partecipando direttamente alla prova finale, sostenendo direttamente la prova finale. E nel bando è precisato, c'è comunque previsto un periodo di prova di 6 mesi e un obbligo di permanenza di 5 anni presso l'ente locale di prima assegnazione. Io ho firmato il contratto presso un ente, per 5 anni non ho la possibilità di chiedere mobilità in altri enti. Va bene. Allora io... Aspetta. Allora io farei, in merito a questa prima parte della spiegazione, perché poi dopo parliamo di come si fa la domanda, quindi entriamo più nel merito molto tecnico per iscriversi, se ci sono domande nel merito o cose non chiare da chiarire di quello che è stato spiegato. Puoi venire qui, che così, che noi stiamo anche registrando per pubblicarlo. Okay. Sì, siccome la registrazione verrà pubblicata e messa a disposizione di tutti gli eventuali interessati, ti chiediamo se per favore ti può fare l'esame. Perfetto. Riccardo Resca, piacere. Volevo sapere se a proposito del mese di formazione presso, adesso non mi ricordo quale città, per un lavoratore c'erano agevolazioni o no? Vogliamo un po' di domande. Ok, questa è una. Grazie. Prego. Se viene anche qui così registriamo la domanda per quando... pubblichiamo la giornata. Salve. Volevo chiedere se io ho capito che se era necessario avere già la patente B o io che sono iscritta per averla più avanti. E si può non presentare subito? La domanda non so se l'avete sentita, se la patente B occorre averla immediatamente o si può acquisirla successivamente come è stato indicato per la patente A? Era meglio se accendete il microfono. Altre domande? Niente qua, scusate, ma... Avvicinatevi. Vi chiediamo la fatica di venire qua perché sennò non riusciamo a documentare ed è un peccato per i vostri colleghi. Grazie.
grazie. Buonasera, volevo chiedere se i posti riservati erano solo per militari in servizio oppure per militari congedati. Buonasera, io volevo chiedere se chi fa il servizio civile, quello nazionale, poteva intanto partecipare al corso concorso e di conseguenza chiedo anche se nel periodo di formazione aveva delle agevolazioni per il servizio civile. Grazie. Altre domande? Prego. Salve, io volevo chiedere se per caso l'autoscuola non desse entro il 25 di febbraio la data, ma successivamente se fosse lo stesso garantito l'accesso alla prova, perché dipende dall'autoscuola. Vado io che mi correggio. Altri? Sì, buongiorno. Ma non funziona? Volevo chiedere se chi ha la possibilità di scegliere il comune da vincitore, se è obbligatorio 5 anni o se c'è la possibilità tramite interscambio di poter fare il cambio di comune. Nessun altro? No, andiamo con questo primo giro. Bene, allora... Fatto salvo che le domande molto, per qualunque domanda molto specifica o casi personali, vi invitiamo poi a fine presentazione, c'è richiamato anche l'indirizzo, a scrivere direttamente alla mail dell'URP, perché così abbiamo tempo anche di prenderci appunto il tempo di verificare e dare una risposta corretta. Allora, per quanto riguarda la formazione, sia per i lavoratori sia per chi fa servizio civile, non ci sono deroghe. La formazione residenziale è considerata un valore aggiunto di questa procedura concorsuale e quindi il vincolo e l'obbligo di permanenza è quello previsto da bando, 85% della frequenza e 85% del pernottamento. Scusate, qui integro. Allora faremo una verifica. Normalmente per la partecipazione alle procedure concorsuali ci sono permessi o aspettative particolari. Verificheremo quanto sono lunghe, perché qui ovviamente parliamo di 4 settimane, in particolare nel caso della formazione residenziale. Per le prove normalmente ci sono giornate di aspettativa riconosciute da tutti i contratti nazionali di lavoro, quindi qui adesso faremo una verifica espressa sulla durata. Il servizio civile è uguale, non c'è nessun divieto a accumulare il servizio civile con il percorso formativo, non è obiezione di coscienza, il servizio civile è un'altra cosa, lo dico perché siccome dopo vedremo anche questo punto che è molto particolare per questa procedura, quindi... Torno alle patenti. Passa te la patente B, facciamo la patente, le fai te. Allora, i requisiti sulla patente. La patente B deve essere posseduta al momento dell'iscrizione. L'unica deroga invece sulla patente A, A2, perché è quella che si può conseguire a 18 anni, se uno ha la patente A o in gergo detta A3, è superiore, quindi va bene. Solo su quella c'è la possibilità di averla, ma il giorno della preselettiva contenuti tecnici deve essere esibita. Quindi, per se qualunque altro motivo uno non può avere il 25 febbraio la patente A2 o A, non è in grado di esibirla, è causa di esclusione dalla procedura. Sul servizio civile c'è solo il discorso se uno ha fatto l'obiezione di coscienza, ma è un'altra cosa. L'interscambio c'è nel momento della sottoscrizione del contratto, c'è il vincolo a permanere in quell'ente per 5 anni, quindi assorbe sia la mobilità, diciamo, monodirezionale che l'interscambio, salvo poi che quell'ente non faccia cose diverse, ma lì è un obbligo che ci si assume di rispettare nel momento in cui si firma il contratto di lavoro per l'ente per cui si è scelto. Ovviamente più sei in basso in graduatoria, più questa scelta si riduce rispetto ai posti che nel frattempo sono già stati occupati. Sì, allora integriamo un attimo come funziona il tema della scelta, perché
indirettamente e direttamente Samantha ha spiegato prima che nella fase, nelle due fasi finali, la formazione residenziale e la graduatoria finale, c'è il, ci sarà il tema della, della scelta. Lo dico anche alla luce della pluralità di enti, ma anche della, della differenziazione, leggera differenziazione che c'è tra le funzioni di polizia locale svolte per le province piuttosto che per i comuni, che hanno una declinazione leggermente diversa. Cioè nelle province è più, diciamo, una polizia ambientale sostanzialmente, di tutela ambientale, di tutela dei parchi, di tutela della fauna selvatica o della fauna ittica. Quindi sono, diciamo, declinazioni per cui le diverse vocazioni personali vi consiglio anche di valutarle nel momento, poi non è urgente perché spetterà i 152 che vanno in formazione residenziale la scelta. Ogni candidato in quella fase sarà chiamato a mettere in elenco, in ordine, tutti gli enti che vedete, che avete visto, se torniamo indietro di una slide, a mettere in ordine le sue preferenze su tutti questi enti. Perché come funziona? Funziona che in base a dove uno è posizionato in graduatoria, cioè il primo ovviamente viene destinato alla prima sede che ha scelto, il secondo alla prima che ha scelto se ci sono rimasti posti. Cioè se il primo ha scelto il, adesso lo vedo. Il comune di Lago Salto a Ferrara, che c'è un posto, se il primo sceglie questo, il secondo ha scelto questo, non potrà avere Lago Salto, ok? Perché è già stato occupato il primo posto e via così. Quindi evidentemente i primi in graduatoria hanno un vantaggio sull'opzione di scelta della sede. Torno un attimo ai militari perché è stato posto un quesito. Allora, sicuramente i militari congedati hanno una preferenza, i militari in servizio in questo momento non vi so rispondere, ve lo facciamo sapere direttamente. Lo sai? No, posso dire che sono arrivati sono arrivate diverse domande di questo genere e l'indicazione è stata quella di rivolgersi direttamente, ci sono anche riferimenti nelle FAQ, al distretto regionale, perché trattandosi di una disciplina che è la disciplina nazionale del Ministero della Difesa e militare, la cosa migliore è verificare esattamente la vostra posizione con il distretto, perché così sapete esattamente se rientrate nella casistica. È l'indicazione che abbiamo dato perché era un po'... appunto. Perché sarà il distretto che confermerà quindi. Ah certo. Esatto. Perché il diritto dichiarato sarà poi confermato dal distretto, quindi io dichiaro di aver quel diritto, se il distretto militare non conferma che quella persona si trovi in quelle condizioni non potrà far valere quel diritto nel momento in cui si stilerà la graduatoria finale. Adesso io qui non so quanti di voi sono pratici del significato della parola riserva, la spieghiamo in maniera molto semplice. La riserva in questo caso per i militari non opera, cioè non vale finché uno non ha passato praticamente, è stato ritenuto idoneo in graduatoria alla fine. A quel punto opera la riserva, cioè uno che è idoneo ma come punteggio è ultimo, scusate se la tiro fino in fondo, è 152esimo e gode della riserva, di fatto passa nei primi posti in graduatoria. Quindi è una preferenza nella composizione della graduatoria finale, sarà il primo ad essere assunto, perché prima si assumono i riservatari e poi, esaurite le riserve previste dal bando, si torna in ordine con la graduatoria. Questo per spiegare a chiunque non fosse pratico del significato, ma in quasi tutti i concorsi vedete applicare riserve di diversa tipologia e natura, tipo ai disabili e quant'altro. No, basta, finito. Se non ci sono altre domande, noi avremo finito questa fase, andremo anche... Prego. Io avrei due domande. La prima è, nel caso uno passa tutti i test, viene assunto, da che momento parte il lavoro? E la seconda, quali comuni sono interessati della polizia, per la polizia provinciale? Okay, adesso... Comune o provincia? Sì. Perché... Allora, le province sono due e devo andare a memoria, potrebbero essere Reggio Emilia e Forlì, penso. Comunque,
Forlì e Reggio Emilia sono le due province che assumono entrambi, credo, con due posti, ma vado a memoria. Comunque nel bando c'è questo dettaglio. Gli altri sono tutti posti da operatore di polizia municipale, quindi locale dei municipi. E, il fatto, la data di assunzione, ogni ente ha individuato una data di assunzione. Quando metterete, chi accederà alla fase finale della formazione, metterà in fila le 20 preferenze, perché le indicheranno tutti chi entra là, non ne indica solo le prime tre, ma le indica dal 1 alla 20. Lì, oltre al dato di Bologna 70 posti, ci sarà scritto anche il periodo di assunzione, anche perché ci avviciniamo e sarà più preciso l'informazione del comune. Quindi la scelta potrà essere fatta non solo in base al luogo di destinazione, ma anche alla data di assunzione, che potrebbe leggermente variare. Sì, questa ve la completo. Allora, per legge, dalla chiamata all'assunzione possono decorrere, cioè il candidato che è chiamato entro 30 giorni deve dare risposta sull'assunzione, quindi accettare o non accettare, perché è evidente che se accetta non si scorre la graduatoria, se non accetta si va immediatamente a chiamare il successivo, quindi c'è un obbligo di assumere la decisione entro 30 giorni. Poi normalmente, dipende anche in parte dall'ente, dall'urgenza, se ci sono dei preavvisi connessi ad altre posizioni lavorative, cioè si riesce sempre ad avere un minimo, però considerate che i 30 giorni sono garantiti a tutti per legge. Quindi sicuramente i 30 giorni, che è quello che è il preavviso quasi ordinario in molti posti di lavoro, a meno che non siano posizioni dirigenziali e di altre figure. I 5 anni, torno sul tema, sono oggi non più nemmeno previsti dai regolamenti, ma previsti per legge. Quindi da luglio sui 5 anni. Ecco, gli interscambi, faccio fatica a rispondervi perché la materia degli interscambi è sdrucciola. Non è chiaro se sono possibili gli interscambi, lo dico perché così sono stato abbastanza chiaro, cioè non è chiaro se è legittimo abilitare gli interscambi tra due enti senza pubblicizzare le posizioni in mobilità da altri enti, cioè perché in teoria ogni posto liberato può essere a disposizione di chiunque faccia domanda, dopo ci sono colloqui, c'è una procedura, quindi l'interscambio è molto delicato, è quasi in disuso. Diciamo. Le assunzioni per i comuni chiameranno entro la fine del 2020? Sì, cioè i comuni e tutti gli enti che hanno aderito hanno comunque comunicato un piano dei fabbisogni, quindi assumeranno tutti entro il 2020, quindi considerate che chi entra nella graduatoria finale, molto probabilmente anche oltre il 138esimo posto, perché sapete che con i pensionamenti e quota 100 poi si impara spesso in poco tempo che uno va in pensione e quindi si liberano posti velocemente. Comunque sicuramente i primi 138 prendono servizio entro il 31-12, quindi considerate che tra settembre e dicembre, perché qui finiranno le graduatorie a luglio, massimo agosto, da settembre a dicembre vengono assunti tutti, quindi prego. Io supero tutti, farò tre domande velocissime. Allora, la prima: da chi viene mandata la lettera dell'assunzione, se dall'ente di appartenenza oppure se dalla regione, poi dopo. La seconda, il punto 4 e il punto 5: chi rinuncia alla scelta, quindi viene escluso dalla graduatoria. E il punto 5 invece dice: chi idoneo non viene assunto, ha la possibilità di fare. Anche per quelli che non accettassero idonei? Questa è un'altra domanda. Poi l'ultima. Erano tre. No, l'ultima domanda era per quanto riguarda i 138 che verranno assunti. Naturalmente, se uno di questi 138 si dimettesse perché ha vinto un concorso da un'altra parte, scorrimento della graduatoria, quanto è ritenuta valida la graduatoria? Perché mi risulta che da quest'anno sono 2 anni, no? Per le graduatorie. Allora, parto dalla coda. Se uno viene assunto e poi rinuncia al posto, dal 1 gennaio 2020 è stato eliminato un articolo di legge che bloccava le graduatorie, quindi evidentemente viene assunto immediatamente il 139esimo, perché libera il posto che era nella graduatoria, quindi si libera il posto. La chiamata dall'assunzione la farà direttamente l'ente locale,
quindi non è la regione, cioè la regione è responsabile del procedimento, della garanzia del procedimento, ma non è l'ente che ha i posti in organico, quindi sono i singoli comuni che faranno le chiamate. Ovviamente la regione coordinerà questa attività per evitare che, appunto, siccome c'è lo scalare sostanzialmente dei posti delle graduatorie contemporaneamente, bisogna garantire che la cosa giri equilibrata.